È la crisi peggiore, simile ad una calamità naturale. Chiederemo a Regione, Governo, aiuti immediati a sostegno del settore neve. Così il consigliere regionale Diego Petrucci di Fratelli d'Italia, nonché presidente del Consiglio Comunale di Abetone Cutigliano e il capogruppo di maggioranza del Comune Montano e consigliere provinciale Andrea Tonarelli annunciano per sabato 7 gennaio alle 21 una seduta straordinaria del Consiglio Comunale di Abetone Cutigliano presso la palestra alla presenza del sottosegretario Patrizio La Pietra e del presidente della Regione Eugenio Gianni. Nella seduta verrà presentata la richiesta di aiuti da inoltrare a governo e regione. Intanto anche Rolando Galli, presidente del consorzio Società Abetone Funivie, lancia un appello alle istituzioni affinché la montagna non sia lasciata sola in questa grave crisi. La montagna pistoiese sta vivendo un momento veramente drammatico. Purtroppo la totale assenza di neve delle ultime due settimane ha determinato una profonda crisi economica a causa delle perdite quasi del 100% di fatturato sia per le imprese impiantistiche che per gli hotel e i ristoranti. Chiaramente in questo periodo dell'anno si svolge un lavoro che è pari a circa il 40% di tutto quello che viene fatto durante la stagione invernale. Come tale è necessario assolutamente riuscire ad attivare un tavolo di crisi assieme alla regione, al comune, alla provincia e chiaramente anche allo Stato, poiché questa situazione non è soltanto sull'Appennino tosco-emiliano, ma scende fino a coinvolgere tutte le regioni dall'Abruzzo alla Calabria. Quindi, come tale, quello che abbiamo chiesto al governo è un tavolo di crisi, un'apertura di una profonda riflessione su tutto quello che è il turismo in Appennino, sperando che questo possa determinare una serie di aiuti, ma soprattutto degli interventi strutturali che permettano al nostro Appennino e soprattutto alla gente dell'Appennino di continuare a vivere, a lavorare e a mantenere il loro meraviglioso territorio.